troviamo nella parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo in Bologna, in particolare nell'oratorio Don Orione, dove anche quest'anno è stata allestita un'altra edizione dell'estate ragazzi 2016, come sempre molto partecipata, anche più dell'anno scorso. Abbiamo avuto più di 130 ragazzi e in queste 3 settimane abbiamo fatto le varie attività che hanno avuto come filo conduttore con il tema del giubileo. È stato molto bello perché i ragazzi intanto hanno avuto una forte provocazione anche per quanto riguarda la vita cristiana, in particolare appunto le opere di misericordia corporale e spirituale che ogni giorno venivano presentate e spiegate. E dal 2002 c'è Estate Ragazzi alla nostra parrocchia, è un'esperienza molto bella che è cresciuta col tempo sia in numeri, perché appunto siamo arrivati a 140 bambini e ci dobbiamo fermare alle iscrizioni perché di più purtroppo non ne possiamo contenere, sia per l'offerta, perché adesso siamo arrivati a fare laboratorio a scelta, facciamo teatro, facciamo un laboratorio di giardinaggio, laboratorio di cucina, laboratorio di video, di giornalino e altri che non mi ricordo, oltre a quelli più classici come braccialetti e pasta di sale. Facciamo dei giochi a tema con il tema di quest'anno, che quest'anno è il giubileo, ogni anno c'è un tema diverso. Che cosa buon cristiano deve fare? Amare i suoi fratelli e a tutti perdonare. Giubileo. Per una parrocchia, vabbè, l'esperienza dell'estate ragazzi significa un po' continuare a far sentire ai bambini che c'è una famiglia un po' più grande, che non è soltanto appunto il catechismo come una scuola, ma che ha anche momenti di crescita insieme, di fraternità. E è molto bello che il progetto che stiamo cercando di portare avanti è quello di far capire ai bambini che, ecco, grazie anche all'età molto giovane degli educatori, che sono visti come dei fratelli un po' più grandi, che ecco, c'è tutto un percorso di crescita che è come lo chiamo dalla cappellina, dove sono i bambini più piccoli della scuola materna, e poi continuano dalle elementari, medie e anche alle superiori, fino a poi anche ai gruppi giovanili e a quelli che si preparano al matrimonio, insomma.